Ciao a tutti, io sono Sasha Rizzo e oggi vi parlerò di un argomento che, come i tassi di interesse, è centrale nell'ambito delle scelte di politica monetaria. Questo argomento è l'inflazione. Che cos'è l'inflazione? Partiamo con il dare una definizione. L'inflazione sostanzialmente è l'aumento del livello generale dei prezzi, quindi di tutti i prezzi. Questo cosa significa? Significa che l'inflazione rappresenta una perdita di potere d'acquisto della valuta. Tuttavia, l'inflazione perché è così importante? Perché i governi ci tengono così tanto a tenerla sotto controllo? Allora, il motivo per cui le banche centrali, quindi i governi, comunque in sostanza il mondo che governa sostanzialmente l'economia, tiene a questo argomento è il fatto che un'inflazione, se fuori controllo, può creare enormi problemi all'economia di un paese, in quanto proprio ci può essere una svalutazione enorme della valuta in questione. Per fare un esempio, la BCE, che ovviamente rappresenta l'eurozona e quindi di conseguenza rappresenta comunque economie sviluppate, fissa un target a livello di inflazione che deve rientrare entro il 2%, nel senso che deve essere leggermente inferiore al 2% e sicuramente non lo dovrà mai superare. Cosa significa un obiettivo dell'inflazione pari al 2%? Significa che io posso svalutare la mia moneta al massimo del 2% ogni anno. Quindi se io ho un bene che costa 100 euro, tra esattamente un anno questo bene dovrà alla peggio costarmi 102 euro, o meglio, leggermente meno di 102 euro perché la BCE ha l'obiettivo di mantenere appunto il tasso di inflazione sotto il 2%. Compreso che cos'è l'inflazione, quindi la sua definizione e le problematiche che può causare, dobbiamo capire anche il fatto che esiste più di una tipologia di inflazione, nel senso che l'inflazione non è sempre uguale e a seconda dei casi può essere diversa. Una prima tipologia di inflazione è l'inflazione crescente. Che cos'è l'inflazione crescente? L'inflazione crescente è quel caso in cui si ha un tasso di inflazione che supera il limite prefissato dalla banca centrale, ma comunque si mantiene su singole cifre, quindi non troppo elevate. Questo è un caso di inflazione che può creare problemi sul lungo termine al paese in questione. È un caso che richiede comunque sia giusta attenzione e bisognerà prendere le giuste misure nel caso si verificasse una situazione del genere. Tuttavia, bisogna anche tenere conto che è risolvibile e oltretutto il caso specifico dell'inflazione crescente può essere anche relativo al fatto che un'economia sana solitamente ha un tasso di inflazione comunque contenuto ma positivo. Una seconda tipologia invece di inflazione è l'inflazione galoppante, che è un caso molto più preoccupante rispetto all'inflazione crescente, perché vede tassi di inflazione che possono raggiungere anche il 20% annuo e può essere un serio problema per un paese gestire un tasso di inflazione del genere e può essere anche molto difficile da risolvere, quindi. Un'ultima tipologia di inflazione è l'iperinflazione. L'iperinflazione che cos'è? È il caso più grave in assoluto. E praticamente rappresenta un tasso di inflazione elevatissimo che va veramente a percentuali assurde, anche del 600% per esempio, ed è il caso che colpì per esempio la Germania negli anni 20, quando le persone andavano a comprare persino il pane con le carriole piene di banconote. Perché? Perché ci fu un'inflazione fortissima, appunto un'iperinflazione, che svalutò il marco tedesco a livelli assurdi. Quindi capite queste tre tipologie, abbiamo sostanzialmente le tre tipologie più importanti dell'inflazione. Tuttavia, esistono anche altre varianti. Infatti esiste la stagflazione ed esiste anche la deflazione. Che cosa sono? Allora, la stagflazione è quando si ha inflazione e stagnazione contemporaneamente. Però che cos'è la stagnazione? La stagnazione semplicemente è il caso di un'economia che ha un tasso di crescita prossimo allo zero, quindi praticamente nullo. E come abbiamo detto prima, l'inflazione invece è tipica delle economie in crescita, se ovviamente contenuta. Quindi questo cosa significa? Significa che si ha un caso molto particolare e molto raro che vede sia stagnazione sia inflazione. Invece, per quanto riguarda la deflazione, è semplicemente il contrario dell'inflazione. Quindi, anziché vedere un aumento generale del livello dei prezzi, si vedrà una diminuzione del livello generale dei prezzi. Un'altra categoria molto colpita dall'inflazione è quella dei redditi fissi. Perché? Perché se
una persona guadagna sempre 1000 euro al mese, questi 1000 euro al mese, dopo per esempio un anno, ovviamente verranno meno. Quindi, sempre stesso discorso, valore nominale uguale, ma il potere d'acquisto sarà meno. Quindi, se i salari non sono adattati all'inflazione, ovviamente chi percepisce salari fissi verrà punito sostanzialmente dall'inflazione. Quindi, la domanda che può venirci spontanea è circa il chi viene colpito maggiormente dall'inflazione. Allora, semplicemente le persone più colpite dall'inflazione sono le persone che vantano un credito, quindi i creditori. Invece le persone che hanno un vantaggio dall'inflazione sono tendenzialmente i debitori. E il motivo è molto semplice, nel senso che se io presto 100 euro a qualcuno e questo qualcuno me li restituirà tra un anno, quei 100 euro è vero che varranno sempre a livello nominale 100 euro perché io do 100 euro e riavrò indietro 100 euro. Però con quei 100 euro oggi io compro 100 caffè, con quei 100 euro tra un anno io comprerò un pochino meno di 100 caffè perché ci sarà l'inflazione e mi punirà in quanto creditore, mentre favorirà il debitore, cioè colui a cui io ho prestato i soldi. Un'ulteriore categoria molto colpita dall'inflazione, soprattutto sul lungo termine, è quella dei redditi fissi, perché è ovvio che se il reddito non viene adattato all'inflazione, se io prendo sempre 1000 euro, sempre 1000 euro ogni mese, è ovvio che questi 1000 euro oggi avranno un potere d'acquisto maggiore rispetto a quello che avranno tra esattamente un anno. Con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che lo troviate interessante. Nel caso aveste domande potete farle nei commenti. Io in ogni caso vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!